I marketplace per i crediti deteriorati e Blinks in particolare sono nati per portare efficienza, trasparenza ed efficacia nei processi di cessione del credito. Blinks è l'acronimo di Buyer Link Seller e questo già spiega quali sono le finalità, le motivazioni, la mission con cui è nata la nostra piattaforma. Collegare molto più facilmente venditori e compratori di crediti deteriorati per cercare di portare vantaggi sia a chi compra che a chi vende. Noi siamo partiti con le cessioni dei crediti deteriorati di origine bancaria e abbiamo visto che effettivamente quelle che all'inizio erano nostre semplici intuizioni, poi il mercato ha riconosciuto che evidentemente c'era spazio per portare dell'innovazione e dell'efficienza tecnologica. Abbiamo ritenuto che fosse arrivato o che sia arrivato il momento di estendere le nostre expertise o le nostre soluzioni anche al mondo dei crediti commerciali deteriorati, anche perché parlando con molti originator, nostri clienti, ci siamo accorti che effettivamente anche da parte loro inizia ad emergere l'esigenza di accedere ad un mercato molto più ampio di potenziali compratori, così come molti nuovi compratori o investitori nel mondo del credito deteriorato ambiscono ad entrare in contatto con nuovi seller. Questo molto spesso non succede, non è facile da farsi perché ovviamente ci sono delle barriere all'ingresso nel mercato, dettate tra l'altro dalla assenza di contatti diretti, da non occasioni frequenti di incontro. Blinks, le sue soluzioni possono sicuramente raggiungere questi risultati e avvicinare i venditori e i compratori di crediti deteriorati. Sulla parte dei crediti deteriorati di natura bancaria, ribadisco, le nostre intuizioni, il mercato le sta confermando. Noi siamo partiti oltre 2 anni fa con le prime cessioni di crediti commerciali di multi-utility sulla nostra piattaforma e ci siamo accorti che i nostri stessi clienti, intendo gli originator, le multi-utility, le telco, piuttosto che le aziende commerciali, sono loro stesse che stanno come dire, promuovendo il nostro servizio perché si sono accorti che effettivamente riusciamo a mantenere le promesse. Vediamo che c'è molto spazio e molta disponibilità da parte nel mercato dei crediti commerciali deteriorati. Riteniamo che la tecnologia e nella fattispecie Blinks possano dare un notevole contributo alla efficienza, alla trasparenza e all'efficacia del mercato anche su crediti di origine non bancaria. Il mio punto di vista sulla tutela della, diciamo, onorabilità e rispettabilità delle eccedenti, ma altrettanto della tutela della privacy da parte dei debitori sono ovviamente elementi imprescindibili nel nostro mondo. Da questo punto di vista non posso che raccontare quelle che sono già state le nostre esperienze. Per quanto riguarda Blinks, tutti i venditori e tutti i compratori che aderiscono alla piattaforma devono superare un processo di Know Your Customer, verifiche antiriciclaggio, proprio per garantire a chi vende e a chi compra che gli operatori che agiscono in piattaforma sono assolutamente specchiati, sono assolutamente operatori istituzionali, soggetti che possono tutelare il buon nome delle cedenti, ma analogamente porsi in maniera, come dire, assolutamente rispettosa e assolutamente, come dire, professionale nei confronti dei debitori. Queste sono le prime verifiche che facciamo. Parlando con alcuni potenziali clienti ci hanno detto, ma noi molto spesso abbiamo temi di appunto tutela dei nostri debitori che sono prima di tutto anche i nostri clienti. Anche da questo punto di vista non possiamo che come dire, trasferire nel mercato dei crediti deteriorati commerciali le esperienze che ne abbiamo già fatto nei primi 4 anni di vita della piattaforma Blinks, dove abbiamo più di 100 banche clienti che vendono appunto i loro crediti deteriorati. Sicuramente il processo di verifica di Know Your Customer, lo dicevo prima, e di selezione all'ingresso è determinante, non nulla vieta poi che i contratti di cessione che il seller deve caricare in piattaforma e che quindi andranno a regolare il processo di cessione possano stabilire
ulteriori forme di tutela a favore del venditore, per esempio la incedibilità del portafoglio o della nuova ricessione del portafoglio, piuttosto che mettere delle clausole di gradimento da parte del seller attuale in caso di rivendita del portafoglio. Sono tutti strumenti, sono tutte soluzioni che ci sono, che il mercato dei crediti deteriorati finanziari ha già sperimentato da anni e che riteniamo sia arrivato il momento e di riproporre per quanto riguarda i crediti delle multi-utility, delle telco o delle aziende commerciali in generale. Sono clausole, sono regole, sono prassi che gli investitori che operano in questo, nel mercato dei crediti commerciali, hanno già, conosciuto, digerito e ormai accettato sul mercato dei crediti finanziari, riteniamo appunto che si possa aggiungere verso una uniformità. Un altro dei vantaggi è la possibilità di portare sul mondo dei crediti commerciali una serie di investitori che finora non si sono mai affacciati ad una nuova asset class, banalmente per l'assenza di contatti diretti. Un marketplace supera queste barriere all'ingresso sul mercato, amplia la platea dei potenziali compratori a favore dei venditori e delle opportunità di business o di investimento a favore dei compratori. In maniera tale, quindi, ribadisco e ritorno a quello che è l'acronimo, ma anche la mission di Blinks: unire i buyer e i seller.